Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quenty Channel e oggi sono qui con questo nuovo video perché su GTA Online è uscita una nuova caccia al tesoro per sbloccare l'accetta di pietra. In questo video vi mostrerò come si sblocca questa accetta che potrete utilizzare su GTA Online e se avete un account social club o comunque sia se non l'avete potete comunque crearvelo collegato al vostro personaggio e quindi al vostro account. Potrete poi utilizzare questa accetta anche in Red Dead Redemption 2 e adesso vi mostro anche come sbloccarla anche su Red Dead Redemption. Allora, iniziamo subito. Se voi state cazzeggiando per la mappa di Los Santos e dintorni, sicuramente nel vostro cellulare vi arriverà un messaggio dalla vostra cara amica Maud, la quale vi inviterà, diciamo, a questa caccia al tesoro. Inizialmente riceverete solamente il messaggio e poi vi inizierà ad inviare delle email e ogni email conterrà un bersaglio che dovrete appunto uccidere. Ci saranno un totale di 5 bersagli, Maud vi dirà appunto come è fatto questo bersaglio inviandovi la foto e poi sulla mappa usciranno diciamo delle aree gialle e all'interno di queste aree gialle dovrete trovare questo appunto bersaglio. Non è difficilissimo trovarli, inoltre se vi state avvicinando al bersaglio sentirete il suono di una campanellina, quindi è diciamo che è molto semplice trovare questi bersagli. E Maud vi invierà ben 5 bersagli, quindi ben 5 coordinate di 5 bersagli e una volta fatti questi 5 bersagli potrete poi successivamente sbloccare questa accetta di pietra. Ma prima di parlare dell'accetta di pietra, quando Maud vi invierà le coordinate di questi bersagli, voi avrete a disposizione due opzioni. La prima è quella di ferire i bersagli e portarli vivi da Maud, cioè i bersagli vi seguiranno ragazzi ovunque voi vogliate, entreranno in elicottero con voi, in moto con voi, in auto con voi e voi dovrete portarli poi a casa di Maud e questo qui in modo molto scialla entrerà all'interno della casa di Maud. Non so che cosa combinerà con Maud, però ragazzi comunque se lo porterete vivo avrete una ricompensa di $10,000 a bersaglio. Se invece decidete di uccidere il bersaglio anche perché volete sbrigarvi e non volete fare la strada per andare da Maud eccetera eccetera, potete ucciderlo tranquillamente, però la ricompensa sarà dimezzata e quindi di $5,000. E io a sto punto vi consiglio una cosa: se non siete moddati fate il sacrificio di portare vivi questi signori. Una volta che avrete ucciso o comunque sia portato a Maud i 5 bersagli che lei vi invierà tramite email, tra l'altro tra un'email e l'altra non dovrete aspettare neanche tantissimo, io circa una decina di minuti massimo aspettavo tra un'email e l'altra, ma tranquilli anche molto di meno, dipende diciamo dalle circostanze, da quando vuole il gioco più o meno. Comunque una volta che avrete ucciso o portato tutti i bersagli, Maud vi invierà un messaggio e vi dirà che l'ultimo bersaglio aveva una sorpresa, aveva un tesoro e sulla mappa vi usciranno le coordinate del forziere all'interno del quale si trova appunto questa accetta di pietra. Ovviamente il punto della mappa non è sempre lo stesso, quindi cambia da giocatore a giocatore, così come cambiano anche i vari bersagli, tipo l'ordine che ho avuto io di sicuro non sarà uguale all'ordine che avrete voi, ma all'incirca i bersagli sono sempre gli stessi, ma l'ordine in cui dovete ucciderli da giocatore a giocatore cambierà, come cambierà anche il luogo in cui andrete a trovare il forziere. Una volta quindi che andrete diciamo da questo forziere, lo aprirete e troverete all'interno questa accetta di pietra che vi sbloccherà una abilità speciale che è quella che abbiamo visto nel single player con Trevor, ovvero l'abilità violenza.
Questa abilità vi renderà molto più resistenti quando utilizzerete l'accetta e oltre ad essere più resistenti vi genererà la vita. Infatti se per esempio avete una vita di merda come state guardando a me nel video, quando ho utilizzato l'accetta la mia vita si è ricaricata e io ero resistente ai colpi di pistola. Ovviamente questa abilità non dura tantissimo, ma una volta esaurita poi dovrete aspettare un po' per fare in modo che si rigeneri. Quando voi andate a prendere l'accetta, inoltre una cosa molto importante, riceverete gratuitamente 250.000 dollari sul vostro conto corrente, quindi diciamo soldi facili. Una volta che avrete questa accetta dovrete eseguire 25 uccisioni tra giocatori o comunque sia pedoni, io tipo me la sono presa soprattutto con i poliziotti, e quando avrete ottenuto 25 uccisioni con quest'ascia sbloccherete quest'arma in Red Dead Redemption 2. Ma come faccio a trasferire quest'arma su Red Dead Redemption? Semplicissimo, se il vostro personaggio di GTA Online è collegato ad un account social club, quando poi lo stesso account lo collegherete in Red Dead Redemption 2, automaticamente quest'arma sarà presente nel vostro gioco. Come vedete infatti io ho utilizzato il mio vecchio personaggio, che è appunto il mio personaggio non moddato ed è il profilo che diciamo utilizzo in tutti gli altri giochi, perché quello che utilizzo di solito che vedete nei video è soltanto per GTA Online, e quindi io poi questa accetta e la revolver a doppia azione che era la caccia al tesoro uscita mesi fa. Tra l'altro se volete vedere come avere anche quella revolver a doppia azione che è molto più figa dell'accetta, vi lascerò nella descrizione di questo video la guida. E niente ragazzi, io spero che questa guida vi sia piaciuta, come al solito lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, continuate a seguirmi perché arriveranno altri video e domani un video speciale dedicato a Red Dead Redemption 2, quindi non mancate. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!